Buongiorno, stamattina sto preparando della pasta con i carciofi. A me piace moltissimo. La pasta con i carciofi è una cosa molto gustosa, molto appetitosa. Infatti, io pulisco, rilevo le foglie che sono quelle più vecchie. E poi tagliuzzo il carciofo. Così. Eccolo qua. Carissimi Orgofans, questo qui è un pasto meraviglioso. Fa molto bene al corpo. Il carciofo contiene ferro. Il ferro è un elemento alla quale uno dice: ma come mai il ferro va dentro il corpo? Ci va il ferro, ci va lo zinco e molte volte anche il piombo, involontariamente, e quello fa male. Niente, vedete, io mi diverto a preparare i carciofini. Basta prendere 5 carciofi. Quest'anno poi l'annata dei carciofi è andata un po' male, la pioggia ha fatto tanto, tanto, tanto danno. Sì, sì, l'acqua ha ucciso le piante, si sono salvati quelli che sono un po' oltre la pianura, ma dove si fermava l'acqua sono tutte morte le piante. Eccolo qua, vedete? Allora, questi sono i gambi. Sono buoni anche questi, puliti bene, piano piano. Si puliscono e sono buoni. Facciamo soffriggere tutto quanto. Ecco qua, vedete? Spezzetta così. La parte dura viene buttata. Buono tutto. Ci vuole poco. Ci vuole un po' di buona volontà. Il gusto di mangiare le cose nostre, le cose buone. Io poi da ragazzino lavoravo con mio padre in campagna e coltivavamo i carciofi. E i carciofi che mangiavamo noi, che gli lavoravamo, erano quelli di scarto, perché quelli buoni dovevamo venderli. E come in tutte le famiglie che lavorano in campagna, le cose buone sono dentro quelle cose che non sembrano buone, come quando troviamo una mela che il brocco l'ha broccata. Se la vai a comprare al mercato, tu che non sai, la butti via. Invece il contadino cosa fa? La mangia, perché vuol dire che quella è sana, perché il verme non è stupido, non va a mangiare le cose che non sono buone. Hanno un sesto senso i bruchi e mangiano tutte quelle cose dove non ci sono gli anticritogrammici. Eh sì. E quindi noi impariamo da questi insetti. Gli insetti ci insegnano tantissimo. Ad esempio, dove ci sono zanzare c'è buon sangue e c'è aria buona, perché dove ci sono brutti odori la zanzara non rimane. Abbiamo quasi finito, sì, siamo quasi pronti. Ecco qua. Adesso andiamo a soffriggere il tutto, ok? Facciamo la pasta con i carciofi, eh? Ok? Andiamo. Carissimi Urgufan, siamo pronti per dar fuoco
alla candela. Ok? Vamos a ver. Mettiamo un po' di olio d'oliva, quello buono. Questo è il portaolio mio. Ecco, non tanto. Sì. Fuoco. E giriamo. Vediamo. Mi sto inquadrando da solo perché Anita stamattina ha un po' da fare dall'altra parte, quindi le riprese sono quello che c'è. Però è bello, dai, però è bello, guardate, guardate che belle. L'alcacioffa, e in spagnolo si chiama alcacioffa. Lasciamo soffriggere un po', ok? Allora, la pasta è quasi pronta. Sì, quasi pronta. Ok, adesso non facciamo altro che colare la pasta perché è proprio pronta. Ok, la paga. Pasta e carciofi con la botarga. Facciamo saltare un pochettino, poco. Ci siamo. Spegniamo. Ok. Piatto. Ecco qua la botarga, questa è una botarga che ho fatto io, l'ho comprata fresca e l'ho confezionata col sale, lasciata poi asciugare. Eccola qua, carciofi con gli spaghetti e la botarga, ci siamo. Questa è una specialità. Borgo Fan. Eh? Buon appetito. Ti avverto che sono le 9 del mattino, eh? E i carboidrati la mattina sono una bacchetta magica nello stomaco e nel corpo. Carciofino. Intanto ringrazio tutti gli Urgufans che mi mandano le ricette. Siete veramente bravi anche voi, eh? Complimenti. E così ci facciamo compagnia. Volevo dirvi, il carciofo con la botarga e gli spaghetti ha una reazione, un gusto tutto particolare. Si intreccia un po' di amarognolo, quel saporino del pesce, questa pasta che
Si lascia masticare, è eccezionale, è incredibile, con l'olio di quest'anno, naturalmente. Non si può spiegare, io ho cercato di spiegarvelo, ma non è così. Bisogna provarlo. Bisogna provarlo. Sì, lo so che vi scende la bava, eccetera, però. Carciofino. Bene, Urgupan, vi ringrazio per l'attenzione. Ricordatevi, al mattino, un colpo di bacchetta magica al vostro stomaco e al corpo. Spaghetti o pasta corta. Interessante che sia pasta. Eh? Mollate le creme, le cremine, i cioccolatini la mattina, mangiate roba consistente. E i cioccolatini c'è anche tempo per loro. Ok? Ciao. Ciao Urgupan!